Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo quanto far durare una fase di cut. È molto importante come video, l'ho già anticipato nel video precedente, quante volte ho detto la parola video, quindi cerchiamo di capire fino a che punto spingerci. Premessa, lo dico sempre, se è la prima volta che arrivate su questo è un canale di bodybuilding puro, di alto livello. Io sono un preparatore agonistico, seguo professionisti e amatori, quindi il mio punto di vista è quello, ok? Quindi non parlo di fitness generale o di bodybuilding just for fun, mettiamola così, ok? Quindi non cerco like, non cerco follower e non cerco di darvi delle strade facili, perché nel mio campo, sia di bodybuilding ad alto livello o comunque agonistico, le cose sono complesse, le cose sono difficili, ci si deve approcciare con un certo mindset, con una certa filosofia, e io sicuramente sono tra tutti quanti quello più estremo in assoluto e più hardcore da questo punto di vista. Quindi questo ci tengo a premetterlo. E detto questo, andiamo con il video. Allora, bisogna distinguere i contesti. Questo è il punto principale che si deve capire. Quanto far durare il cut? Dipende assolutamente dal livello in cui state. Partiamo con il neofita e diciamo il neofita intermedio, ok? Quindi una persona che ha già un paio d'anni che si allena e vuole fare un periodo di cut. In questo caso il mio consiglio è quello di fare dei mini cut. Perché questo? Perché per tutti i primi anni di allenamento la vostra priorità deve essere quella di costruire tanta massa muscolare. Dovete crescere, dovete mettere chili su chili su chili. Non parlo di una decina di chili, ma parlo di 20-30 chili. Poi da là si inizia a ricercare la condizione, la cosiddetta top condition, che è quella che porta l'atleta sul palco. Però finché non avete preso queste masse, allora andate con calma, è inutile ricercare condizioni strappate ed esasperate. Quindi, di nuovo, neofita intermedio, la risposta è un mini cut, ossia un periodo di definizione che può andare dalle 6 fino alle 8 settimane in cui non andate ad esasperare la condizione, ma il vostro unico obiettivo in questo caso è quello di fare il famoso passo indietro per farne due in avanti, ossia ripristinare tutto il setting ormonale, il setting digestivo, il setting enzimatico, per poi poter essere molto più spugne, molto più permeabili nella fase di cut, quindi prendere molta più massa nella fase successiva. Però di nuovo questo non vuol dire arrivare ad essere strappati. Ho fatto un video proprio di recente pubblicato su Rhino Nation, sul mini cut. Rhino Nation è il nostro portale, un portale dedicato al bodybuilding che in questo momento è il più grande d'Italia, abbiamo più di 1000 membri, siamo super contenti di questo. Ci sono un sacco di video inediti, tra cui questo dedicato al mini cut, quindi dateci un occhio perché vi spiego nel dettaglio come muovervi da questo punto di vista. Secondo punto, intermedi avanzati. Quindi ok, abbiamo preso diversi chili di massa, abbiamo fatto dei mini cut, quindi siamo anche puliti, siamo in una situazione da un punto di vista di sensibilità insulinica ottimale, ok, perfetto, vogliamo scendere. Benissimo, in questo caso il periodo di cut, per come lavoriamo noi, dovrebbe durare tra le 12 e le 18 settimane massimo, ossia quando un atleta viene e mi dice che vuole salire sul palco, il mio punto di partenza è che la preparazione deve durare massimo 18 settimane, parlo di atleti intermedi barra avanzati, ok? Perché questo? Perché oltre 18 settimane, una situazione di carestia, di BF molto bassa, quindi di masse grasse sottofisiologiche, il corpo non le sopporta. Quindi tutti gli atleti che vedete, che stanno mesi e mesi in preparazione, che fanno gare su gare su gare, che cercano di mantenere quella graniticità, quella condizione tutto l'anno, sono dei perfetti idioti, non hanno capito assolutamente come funziona il bodybuilding e hanno l'ossessione della condizione, che è una cosa assolutamente negativa. La preparazione deve durare dalle 12 alle 18 settimane orientativamente, deve portarvi in top condition sul palco e poi da là dovete andare in off season, punto. Potete allungarvi un pochetto se avete vinto una pro card e iniziate a fare un paio di show professionistici che stanno magari qualche settimana dopo, ok, questo lo facciamo, ma in quel caso si parla di atleti che tendenzialmente sono a livello professionistico, ok, quindi parliamo già di qualcosa di diverso, però normalmente la preparazione dovrebbe durare questo. Ora, quindi la mia premura quando viene un atleta è quello di valutare che il suo fisico, che la sua situazione anche metabolica, la situazione ormonale, sia in grado di portarlo nel giro di 12-18 settimane sul palco. Se l'atleta non è pronto, io personalmente non lo preparo, perché non faccio le corse, non faccio cose da folli che mi porterebbero a distruggere la condizione di quell'atleta soltanto per farlo arrivare strappato e probabilmente pieno di infiammazione, pieno di acciacchi, di dolori, di infortuni e tutto il resto. Quindi, sostanzialmente, 12-18 settimane, il mio consiglio in questo caso per tutti gli intermedi avanzati è quello di fare un periodo di pre-cut, io lo chiamo così, nei programmi che abbiamo fatto sulla definizione, quindi Vulcano per gli uomini e Venus per le ragazze, trovate il link qui sotto in descrizione, suggerisco proprio di inserire un periodo di pre-cut, quindi una piccola fase in cui droppiamo e torniamo, droppiamo di 500 calorie e torniamo alla nostra normo calorica, al nostro set point calorico,
Aspettiamo un pochetto, quindi scendiamo, ci ripristiniamo, eccetera, e poi da là siamo in una condizione ideale in cui possiamo effettivamente iniziare la nostra preparazione. Quindi un periodo di pre-cut che può durare anche 4 settimane, 6 settimane o qualcosa del genere per ripristinarci un attimo, scendere a livello di infiammazione, droppare un po' di acqua, scendere a livello di massa grassa, logicamente, e poi da là partiamo con la preparazione vera e propria. Ora, quando parliamo invece di atleti avanzati, bene o male avanzati per come li porto io ad essere avanzati, sono atleti che in palestra fanno veramente i draghi, che spingono tantissimo, in cui il loro focus è in allenamento, battersi continuamente, battere la performance, sollevare veramente, veramente tanto per tante ripetizioni, quindi sono atleti che tendenzialmente mangiano tanto e hanno un conditioning, una BF anche in off-season tendenzialmente bassa, perché per loro quella è la BF fisiologica, attenzione, quindi non tengono una condizione volutamente esasperata, una condizione sottofisiologica, ma semplicemente per quanto si allenano, anche se mangiano tanto, la loro BF è tendenzialmente bassa. Quindi sono degli atleti che realmente una preparazione competitiva, quindi una preparazione alla gara, me la riescono a tenere anche fino a 24 settimane, perché in quel caso, nel loro caso, scendiamo più lentamente perché bisogna fare un lavoro chirurgico, perché mi devono salire sul palco veramente avendo un minimo, una percentuale in più rispetto alla stagione precedente. Si parla di guadagni che sono millesimali, perché già un'ottima condizione ce l'hanno di partenza, quindi lavoriamo veramente sul dettaglio, quindi dobbiamo essere sicuri di fare passetti alla volta, però sono tutte situazioni in cui il corpo non patisce più di tanto, perché un atleta in preparazione che mi sta a 3000 calorie, che si allena bene, che spinge bene, sicuramente scendiamo gradualmente, arriviamo a 2700 calorie, arriviamo a 2500, poi 2500 risaliamo, capite bene che non è un regime insostenibile per il corpo, quindi realmente possiamo superare anche le 18 settimane, arrivare a 24, forse anche qualcosina in più. In questo caso è perfettamente sostenibile, anche perché considerate sempre che un atleta molto avanzato è un atleta che non deve fare off season troppo prolungate, troppo stentate, ok? Quindi può permettersi di dedicare alla fase competitiva, alla competitive season, veramente molto molto tempo, molte settimane, proprio perché non è che deve prendere chili su chili di massa, ma lavorare semplicemente sul dettaglio. Ok ragazzi, questo è tutto per questo video. Scrivete anche voi la vostra esperienza che avete avuto, quanto normalmente rimanete in definizione, quanto fate durare la stagione agonistica, se gareggiate oppure in generale le competizioni e tutto il resto. Ragazzi, qualsiasi domanda ovviamente scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.